Benvenuti a Sherwood Festival, benvenuti allo stand media e produzioni di Radio Sherwood. E siamo oggi al primo giorno, della prima serata di festival e apriamo un pochino come abbiamo aperto l'anno scorso. L'anno scorso ha aperto un artista dell'etichetta Dischi Sotterranei, ovvero Jesse De Faccio, e quest'anno apriamo di nuovo con un'altra band della stessa etichetta, ovvero il Post Nebbia. Eccoci qua. E benvenuti innanzitutto. Grazie. E Post Nebbia, che diciamo, sono già una vecchia conoscenza sia del festival, perché hanno suonato qua nel 2021, che in generale del Pedro, avendo suonato più e più volte sul nostro palco. Dunque, io vorrei partire nella nostra chiacchierata dal disco che ha compiuto, dal vostro ultimo disco che ha compiuto un anno, e compie un anno e un mese più o meno, che è Entropia Padre Pio, nel quale nel titolo mettete un po' in correlazione, in antitesi forse, la scienza e la religione, un concetto della fisica classica, della termodinamica, che mi ha fatto un po' tornare all'esame di chimica fisica 1 all'università, ovvero l'entropia e il culto religioso popolare di Padre Pio. E volevo innanzitutto chiedervi cosa significasse questo titolo. Ma allora, diciamo che il motivo per cui è nato è che mi piace scrivere le canzoni partendo dal titolo. Entropia Padre Pio era un ottimo titolo, però non ci ho mai scritto una canzone dietro. A un certo punto, dopo un po' di tempo che stavamo facendo il disco, ho pensato che fosse un titolo che calzasse molto bene, perché alla fine, insomma, bene o male c'è l'entropia, che è una regola che spiega l'andamento delle cose nell'universo, e c'è Padre Pio, che è una componente un po' un'icona religiosa, anche un po' un'icona del trash. Non vorrei essere blasfemo nel dirlo, però alla fine, insomma, diciamo che è un po' un emblema di una certa estetica popolare della religione in Italia. E niente, sì, insomma, secondo me era un titolo che calzava alla perfezione, non c'è una riflessione così profonda dietro. Sempre nel corso del disco mi sembra di cogliere, come dire, una sorta di sentimento un po' ambivalente nei confronti della religione, perché in molte canzoni voi cantate di questa speranza disperata nel vedere un volto anche nelle cose più semplici, tipo i cornflakes la mattina, però contrapposta al fatto di sapere che sono tutte virgolettato cazzate da sciamano, e anche l'immagine un po' forte del maiale con la carota di fronte al muso. E quindi volevo chiedervi, tutto questo, diciamo, interesse verso la religione che traspare dall'album, da dove nasce? Dove nasce in questa sorta di speranza anche che esista qualcosa nei cornflakes? Ma allora, questa è una domanda un po' difficile. Diciamo che sicuramente in un momento come quello del lockdown, non dico di essermi convertito, perché non è successo, non credo che possa succedere, però diciamo che ho un attimo rivalutato quanto è necessario per vivere un'esistenza, avere un minimo di direzione, non so come dire, e ho smesso di vedere, diciamo, le barriere tra come la religione fa questa cosa a livello anche di aggregazione sociale e come lo fa la musica. Credo che siano due cose in realtà molto simili, insomma, non credo che ci sia troppa differenza tra una messa e un concerto, almeno non a livello sostanziale, sicuramente a livello formale ce ne sono molte. E sì, diciamo che oltre a questo momento personale, magari di smarrimento, diciamo che mi ha sempre interessato l'universo narrativo della Chiesa e della spiritualità, e quindi diciamo che è arrivato il momento di esplorarlo con questo disco. Verso la fine del disco ci sono due tracce a loro modo forse collegate. La prima, che fa da intro alla seconda, ha una frase in tedesco che io adesso andrò a citare in italiano, che dice: ogni sogno ha una fine e rimane solo l'amore, che appunto è il titolo della canzone, che fa da intro a Oltre la soglia. E innanzitutto volevo chiedervi se volete parlarci della metafora della canzone Oltre la soglia, di cui ho visto qualche cosa in internet, e secondo me è una metafora molto calzante. E dall'altra volevo chiedervi quale possa essere il significato di questo mantra, di questa frase che si ripete per più di un minuto nella canzone, e in che modo fosse collegata al tema generale del disco. Allora, è molto interessante come storia quella frase lì,
in tedesco è venuta fuori da un accendino che mi è stato regalato da un amico di Molteni nella Tempesta Dischi. Questa persona ha lavorato in una pompa funebre austriaca che, a differenza di quelle italiane, sono dei veri e propri franchise, no? Le pompe funebri in Italia sono dei business di famiglia, un po' come le farmacie, invece in Austria sono delle aziende enormi, no? Questo qua faceva le bare in questa azienda. Mi ha regalato questo accendino che era un gadget di questa azienda, con il sottoscritto dietro, insomma, Jeder Traum hat eine Ende, nur die Liebe bleibt. Questa è la mia pronuncia in tedesco, molto scarsa. E non so, diciamo che mi affascina molto tutto l'immaginario che gira attorno alla morte, sia a livello religioso che a livello di vendita e di pubblicità. Mi interessava, diciamo, anche con Oltre la Soglia, provare a tirare fuori una serie di paragoni su cosa ci si porta al di là della morte, con magari degli espedienti da festival, no? Fai le sacche di plastica in cui la gente mette la vodka per non farsi sgamare i controlli di un festival. Poteva essere, insomma, diciamo, un contrasto molto interessante con l'idea di morire, di passare oltre la morte con qualcosa, ingannando la morte, conservando delle cose della propria persona in vita. E io vi ringrazio innanzitutto per questa intervista e vorrei chiudere con una domanda che noi cerchiamo di porre un po' a tutte le band, cioè nel senso che noi cerchiamo di legare tra di loro tutte le interviste che faremo nel corso di Shadow Festival 2023 con una tematica generale che quest'anno, come l'anno scorso, era la tematica dell'indipendenza in ambito musicale ed artistico, ovvero in generale cosa può significare per voi essere una band indipendente e soprattutto in relazione alla vostra etichetta, nel senso che voi, come dicevamo prima, fate parte di una delle etichette indipendenti sicuramente più note di Padova, che è Dischi Sotterranei. E l'anno scorso un artista che abbiamo intervistato proprio a questi microfoni al festival ci aveva detto che in realtà secondo lui l'indipendenza, essere indipendenti, è slegato dall'avere firmato o meno per una major, nel senso che fin tanto che la major mi permette di dire e fare quello che voglio, allora io continuo a essere indipendente, a prescindere che sia con un'etichetta indipendente come Dischi Sotterranei o con una major. E volevo chiedervi qual è la vostra idea, la vostra opinione anche a tutti quanti voi. Allora, diciamo che quello che ci dà sicuramente in più Dischi Sotterranei, oltre alla libertà che poi ci può essere anche in tante altre situazioni, a livello creativo, è sicuramente anche, diciamo, un po' l'appartenenza a una direzione, bene o male, a un modo di fare le cose, a un tipo di attitudine a livello musicale. Ovvio che sì, insomma, il termine indipendenza è un termine un po' fluido, che può voler dire un po' tutto, un po' niente, no? Diciamo che è una condizione necessaria per il mio, per fare delle cose di cui si è convinti. Prima di tutto, avere la libertà di proporre determinate cose, ecco. Credo che in Italia, nelle major, non ci sia una situazione molto simile che alle etichette indipendenti, perché non credo che ci sia non tanto un amore nei confronti della musica che non c'è in alcun mercato, perché insomma il mercato con l'amore, con le cose belle, non c'entra nulla per qualsiasi cosa, però credo che, insomma, ai livelli molto alti della discografia in Italia si cerchi un po' di magari di ricalcare le cose senza avere troppo una visione, senza proporre, e credo che invece le etichette indipendenti abbiano questa forza in più, al di là poi di tutte le condizioni contrattuali e libertà. Io vi ringrazio, allora, per questa chiacchierata e vi auguro buon concerto. E grazie.